mano a mano, Rino Gaetano. Raffaele, quell'altro microfono. Dai, balla di soffia sul cuore e si ruba l'amore, a mano si scioglie nel pianto, il dolce ricordo sgarrito dal tempo, il fatto rimane con te la nostra, non c'erano soldi ma tanta speranza. Della voce dello speaker dello stadio comunale Zio Scida di Crotone, di Giovanni Monte. Il Crotone rimane in Serie A, è finita. E per la sigla di M91 qui Crotone, e per commentare insieme a voi sui microfoni di RDA Radio 1 e poi in replica stamparadio.it, Radio Ballerina One e le emittenti aderenti a circuitospreaker.com, da parte di Antonio Milano siamo ai commenti finali, analisi e sintesi del match clou della 33esima giornata di Serie BKT, campionato nazionale di calcio. Il Crotone vola a 6 punti dal Cittadella, che viene scavalcato in questa occasione dal Pordenone, prossimo avversario tra due lunedì del Crotone, proprio presso lo stadio comunale Zio Scida. Mentre lunedì dovrebbe esserci la Salernitana nella 34esima giornata. Oggi era la prima di tre giornate importanti dove il Crotone deve assolutissimamente vincere. È dallo stadio Pier Cesare Tombolato di Cittadella arriva la notizia di una bella 3-1 per la squadra di Giovanni Stroppa, che così, staccando di 6 punti in Cittadella, avanza verso la Serie A. Tutto si vedrà chiaramente in quello che succederà nelle prossime due giornate. La prima delle tre partite fondamentali, il Crotone centra l'obiettivo. Buonasera a tutti dunque dai microfoni di RDA Radio 1, in diretta per voi Antonio Milano per questa edizione di M91, per commentarvi le fasi salienti, e chiaramente approfittando di quello che era la voce appunto di conferenza stampa della Serenità di Giovanni Stroppa, che praticamente parla della partita e ci dice qualche cosa confermando lo stato di salute della propria squadra, e che comunque non bisogna abbassare la guardia, bisogna fare comunque la partita non presenta certamente una passeggiata, ma sicuramente un impegno da parte del Crotone per portare assolutissimamente a casa i punti e logicamente poter fare risultato. Siamo in forma anche noi, l'abbiamo dimostrato, e quindi andremo a disputare un'altra partita importante su un campo importante, perché reputo Cittadella una delle big del campionato, sta dimostrando nei fatti che è ancora una big, e quindi l'affronteremo con la massima attenzione come abbiamo fatto queste ultime partite.
Ecco le dichiarazioni di Giovanni Stroppa, ritiene il Cittadella una delle big del campionato. E questo alla vigilia della partita in conferenza stampa, per poter dare la strigliata motivazionale ai suoi. Il risultato arriva, e arriva una conferma della coppia d'attacco Simi Junior Messias, quale Junior Messias realizza anche la doppietta. E Simi si conferma sempre più il miglior marcatore del Crotone in Serie B, a quota 17 reti, mentre Junior Messias sale a quota 4 in campionato. Sale a quota 4 in campionato, Simi sale a 17, dunque si può paventare anche una possibile vittoria anche della classifica marcatori. Auspicare questo per il nigeriano, che si sente benissimo accasato a Crotone, e il giocatore che sicuramente merita molta attenzione in questo momento. Ha fatto un po' tribolare anche Giovanni Stroppa i tifosi del Crotone, ma alla fine si è risbloccato nuovamente. Continua a segnare e a dare piena soddisfazione. Formazioni di fronte alla terna arbitrale, dunque, per quanto riguarda lo stadio Pier Cesare Tombolato di Cittadella, l'arbitro è il signor Marco Serra, coadiuvato dagli assistenti guardalini e Orlando Pagnotta, Oreste Muto, il quarto uomo Daniel Amabile. Va alla partita con la formazione scelta da Roberto Venturato per affrontare la seconda squadra in campionato, messa meglio rispetto al Cittadella, e che sicuramente grazie alla vittoria con il Benevento è da battere a tutti i costi per poter riagguantarla. A 3 punti di distanza, e quindi lo stesso Roberto Venturato cerca di dare un tono motivazionale alla partita scegliendo la seguente formazione: Paleari, Ventola, Frare, Adorni, Benedetti, Proia, Iori, Branca, Diop, D'Urso e Stanco. A sua disposizione Bussaglia, Camigliano, De Marchi, Gargiulo, Luppi, Maniero, Mora, Panico, Pavanna, Rizzo, Rosafio e Vita. Risponde Giovanni Stroppa inserendo Cordaz tra i pali, Giuseppe Cuomo, Luca Marrone, Vladimir Golemic, Alberto Gerbo, Nicolo Zanellato, Andrea Barberis, Ahmed Benali, Salvatore Molina, Nuan Cosimi, Junior Walter Messias. A disposizione Armenteros, Bellodi, Crociata, Giovanni Crociata, che certamente cerca una conferma in campionato anche quest'anno, e poi Curado, Festa, Figliuzzi, Gigliotti, Tomislav Gomelt, Jankovic pienamente recuperato, Carbo, e poi Mazzotta e Mustacchio, Mattia Mustacchio. Antonino Mazzotta ricompare in panchina, recuperato anche lui.
E si va dunque alla partita, la partita che suona come il match clou della 33esima giornata di Serie B. Senza dubbio la sfida più interessante, con i padroni di casa terzi in classifica che seguono proprio la formazione calabrese. Dopo la sconfitta a sorpresa di Pisa, la squadra di Venturato ha subito l'occasione per rialzare la testa e parte inserendo un modulo 4-3-1-2 con la scelta della coppia d'attacco tra Stanco e Diop, mentre Giovanni Stroppa insiste con il 3-5-2 con la coppia d'attacco formata da Simi e Messias, che conferma sempre di più di essere la mossa vincente. Ventola è una delle tre novità rispetto alla scorsa partita per Roberto Venturato, mentre in avanti c'è Diov con Stanco che vince il ballottaggio con Lupi. Stroppa conferma invece l'11 che ha pienamente superato il Benevento. Inizia dunque la partita, la prima palla è proprio per gli ospiti con un tiro cross di Gerbo al terzo minuto. Paleari accompagna con un occhio il pallone che esce fuori. Ritmi non alti nella primissima fase, arriviamo all'ottavo minuto, Venturato chiede ai suoi di muovere la palla più velocemente. All'11esimo arriva il gol, il Crotone in vantaggio, la rete di Junior Walter Messias. Paleari da palla Iori che si addormenta consentendo l'intervento di Messias che batte facilmente Paleari, e Crotone in vantaggio dunque, Cittadella 0 Crotone 1. Altra occasione un minuto dopo con Molina che da posizione defilata trova l'opposizione di Paleari. Al 13esimo primo cartellino per giallo per il Crotone, viene ammonito Luca Marrone per un fallo su Benedetti che si poteva risparmiare. Al 16esimo il Crotone è la squadra che segna più di testa nel campionato di Serie B. Al 16esimo Cordaz senza problemi blocca il tiro mancino di Branca. Al 18esimo altro cartellino giallo per il Crotone, ammonito Barberis per un fallo su Proia. Al 19esimo destro ambizioso e fuori misura di Ventola. Al 21esimo Diov e Stanco attaccano in profondità, la Cittadella in difficoltà nella fase offensiva. Al 22esimo la posizione tesa e tagliata di Messias, Paleari mette in angolo per sicurezza. Al 25esimo un'azione insistita di Molina e Benali che di sinistro conclude fuori non di molto. Al 25esimo dunque il Crotone rischia comunque di andare al raddoppio. Al 27esimo il primo cartellino giallo anche per il Cittadella. Al 29esimo inserimento di Zanellato che sporca la palla appena, è tutto facile per Paleari. Al 33esimo non succede nulla in campo. Arriviamo al 37esimo, l'assist di Vladimir Golemic in una incursione per Simi che supera tre uomini, Paleari compreso, e riesce ad insaccare. Raddoppio del Crotone, Cittadella 0 Crotone 2. Al 41esimo il Crotone non butta mai via la palla e gestisce con intelligenza il doppio vantaggio. Al 46esimo cartellino giallo per il Cittadella, viene ammonito Adorni per un fallo su Molina. Al 47esimo l'intervento dello staff medico per Molina determina la scelta dell'arbitro di concedere dunque
4 minuti di recupero circa. E al 48esimo il doppio fischio dell'arbitro manda le squadre negli spogliatoi con il doppio vantaggio del Crotone per 2-0. Ci fermiamo a commentare il primo tempo, riprendiamo dopo e facciamo un passo indietro e diamo un'occhiata ai risultati delle partite giocate quest'oggi. Apre il turno Juve Stabia Virtus Entella che finisce 1-1. Poi parallelamente alle 21 scendono in campo insieme a Cittadella e Crotone, Spezia Cosenza che termina 5-1, Livorno Cremonese 2-1, vittoria esterna della Cremonese sul campo del Livorno. Cittadella 1, Crotone 3, Empoli 2, Frosinone 0, Pescara 2, Perugia 2, Pordenone 1, Pisa 0, Ascoli 3, Salernitana 2, Chievo e Trapani 1-1, Benevento e Venezia 1-1. Per effetto di questi risultati, questa è la nuova classifica. Il Benevento avanza di un punto da 76 a 77. Il Crotone aumenta il distacco dal Cittadella salendo a 58 punti, il Cittadella scende di qualche posizione, ben due posizioni, a vantaggio del Pordenone al terzo posto con 55 punti, Spezia scavalca il Cittadella con 53 punti, Cittadella rimane al palo con 52 punti, Frosinone 51, Empoli 48, Chievo e Salernitana quota 47, Pisa 46, Virtus Entella 43, Perugia 41, Cremonese, Pescara e Venezia quota 40, Ascoli 39, Juve Stabia 37, chiudono a quota 33 Trapani, 31 il Cosenza, Livorno 21. Batosta non indifferente per il Cosenza che perde addirittura 5-1. E così possiamo ritornare a parlare della nostra partita, a commentare ancora Cittadella Crotone. Abbiamo detto che praticamente si va agli spogliatoi al 48esimo minuto. Il secondo tempo riparte dallo 0-2 della prima frazione al 49esimo. Il Crotone va ancora in gol, la rete è questa volta di Junior Walter Messias, ancora lui che segna la sua doppietta per un errore grossolano di Adorni, Messias gli ruba palla, punta Baleari e riesce ad insaccare. Al 53esimo viene ammonito Diov per il fallo su Giuseppe Cuomo, il destro di Benali sugli sviluppi viene deviato in quei per quanto concerne la Cittadella, Venturato decide di mettere fuori Diov e far entrare al suo posto Luppi con la prima delle sostituzioni. Al minuto successivo richiama anche Stanco in panchina e al suo posto inserisce De Marchi. Il destro al 59esimo, non molto potente, di Ahmed Benali, Baleari riesce a rispondere. Al 60esimo ancora un'occasione per il Crotone. Il Crotone ha ritmi alti in questa fase di gioco. Un inserimento ancora di Zanellato, stop a seguire, destro di poco fuori. Al 61esimo altra sostituzione per la squadra di Venturato con Iori che viene rilevato da Gargiulo.
al 61esimo ancora altra sostituzione fuori D'Urso e dentro Panico, sempre per il Cittadella. Al 63esimo ecco un'altra occasione per il Crotone, Barberis serve Messias che dal limite stampa la palla sulla traversa. Al 65esimo invece il Cittadella realizza la cosiddetta rete della bandiera. Panico va di tap-in su una risposta corta di Cordaz sul tiro di Branca e difficilmente fallisce. Al 68esimo è Benali che serve Zanellato sulla sinistra, il tiro però termina fuori dallo specchio. Al 68esimo ancora il Crotone che sostituisce Luca Marrone con l'inserimento di Curado. Altra sostituzione un minuto dopo, Alberto Gerbo cede a Mustacchio. Al 72esimo altra occasione per il Crotone con un tiro sporco di Simi in diagonale, un po' schiacciato, che termina fuori di pochissimo. Al 72esimo altra sostituzione per il Crotone, e Giovanni Stroppa decide di richiamare in panchina Junior Walter Messias, autore della doppietta, e al suo posto mettere Armenteros. La mentalità è quella di poter mettere un uomo che potrebbe sicuramente risultare decisivo per cercare di segnare qualche altra rete. Al 75esimo proprio Armenteros tenta il pallonetto dalla lunga distanza, ma la palla termina di poco sul fondo. Al 77esimo destro velenoso di Panico sugli sviluppi di un angolo, Cordaz si fa trovare pronto. Altro angolo al 79esimo per il Cittadella, al volo ancora Panico con Cordaz in presa bassa. All'81esimo sostituzione ancora per il Cittadella con Vita che rileva Proia. All'85esimo la parabola di De Marchi di testa termina fuori. All'86esimo cartellino giallo per Simone Branca. All'87esimo De Marchi è insidioso in altre due occasioni. Il Cittadella tenta di rientrare in partita senza dovervi riuscire. All'88esimo tiro al volo da grande distanza per Panico e la palla termina fuori. Al 90esimo sostituzione per il Crotone con Benali che cede il posto a Gomelt, concessi due minuti di recupero e Giovanni Stroppa concede la possibilità ancora per Maxi Lopez sostituendo così Simi, ma al 96esimo viene ammonito anche Mustacchio per aver allontanato il pallone. Al 96esimo termina dunque la partita con il risultato di 1-3, pesante sconfitta interna per il Cittadella, distacco pesante anche da parte del Crotone. Il Cittadella cede forza per quest'oggi e viene scavalcato dal Pordenone, avversario tra due giornate del Crotone. Lunedì ci sarà la Salernitana proprio per il Crotone e viene scavalcato anche, abbiamo detto, dallo Spezia, se non sbaglio, sì, proprio lo Spezia che va a quota 53 e il Pordenone a quota 55. La prossima giornata dunque vedrà protagonista il Crotone proprio allo stadio comunale Ezio Scida alla 34esima giornata, in programma proprio lunedì 13 luglio.
luglio alle ore 21 proprio proprio con il Pordenone, proprio con il Pordenone, e mi avevano dato informazione sbagliata, dunque proprio contro il Pordenone alle ore 21, e poi ci sarà sicuramente la Salernitana per la 35esima giornata, mentre invece il Cittadella sarà sul campo della Salernitana. Crotone Pordenone dunque allo stadio comunale Ezio Scida lunedì 13 luglio alle ore 21. E così praticamente ribadiamo i risultati e poi arrivano i saluti finali. La 33esima giornata si chiude dunque con i seguenti risultati. Sulla partita del Crotone termina 3-1 con la doppietta di Messias e rete di Nwankwusimi. Il Cittadella ha una sconfitta interna abbastanza pesante. Juve Stabia Virtus Entella, che l'anticipo è terminata 1-1. Sconfitta pesante del Cosenza sul campo dello Spezia per 5-1. Così come vittoria pesante della Cremonese sul campo del Livorno per 2-1 e quella del Crotone, proprio il match clou al campo Pier Cesare Tombolato di Cittadella, 3-1 la vittoria del Crotone. Le reti dunque, ancora una volta ve le ricordo, all'11esimo apre le marcature Junior Messias, al 37esimo raddoppio di Nwankwusimi su assist di Vladimir Golemic e al 49esimo Junior Messias ancora una volta protagonista nel riuscire a sfruttare degli sbagli fondamentali da parte dei difensori del Cittadella. E poi al 65esimo accorcia le distanze Panico. Empoli 2 Frosinone 0, sconfitta pesante anche per Frosinone, candidato ai playoff dunque, e prima del lockdown candidato a un consolidamento del terzo posto per insidiare anche il Crotone. Pescara e Perugia 2-2, Pordenone 1 Pisa 0, Ascoli 3 Salernitana 2, Chievo 1 Trapani 1, Benevento 1 Venezia 1. Classifica dunque, ancora una volta ribadiamo la classifica: Benevento quota 77, Crotone vola 58 punti, stacca il Cittadella di 6 punti, e poi Pordenone 55, Spezia 53, Cittadella 52, Frosinone 51, Empoli 48, Chievo e Salernitana 47, Pisa 46, Virtus Entella 43, Perugia 41, Cremonese Pescara e Venezia quota 40, Ascoli 39, Juve Stabia 37, Trapani 33, Cosenza 31, chiude il Livorno a quota 21 punti. Vi ascolterete postazioni web delle emittenti Radio Ballerina One e Stapparadio.it. Ci riascolterete per mezzo della pagina Fra Calcio e Realtà di Original, ci riascolterete per effetto repliche anche sulle emittenti calabresi e siciliane aderenti al circuito Spreaker.com e da qualche altra parte anche d'Italia di emittenti del circuito web aderenti proprio a Spreaker. E per questa sera è dunque tutto, vi abbiamo commentato la 33esima giornata, il match clou Cittadella Crotone terminato 1-3
con una pesante sconfitta interna della Cittadella ad opera degli squali rossoblu, che consolidano il loro secondo posto a quota 58 punti. Benevento già promosso da due giornate e che praticamente non va oltre l'1-1. Il Crotone a quota 58 è sempre ancora forte della sua seconda posizione e si consolida, e che per il momento vede la promozione diretta in Serie A. Rincorrere il sogno per gli squali rossoblu diventa una motivazione in più per poter riscattare sicuramente la squadra calabrese, ma anche il territorio della regione Calabria, sempre più disastrato economicamente parlando, e che cerca di riscattarsi da una condizione messa in ginocchio ancora di più dagli effetti del Covid-19, questa pandemia che non si arresta. È tutto da parte di Antonio Milano per M91 qui Crotone. Il post era quello di Cittadella Crotone, terminato 1-3 ad opera degli squali rossoblu. Vi ricordo le reti in apertura da parte di Junior Messias all'undicesimo minuto, raddoppio di Nuan Cuosimi e quindi consolidamento della coppia d'attacco di Giovanni Stroppa, preferenzialmente sull'asse Simi Messias, e al 49esimo ancora Messias. Le reti di Messias sono state segnate su due errori clamorosi da parte di difensori. Ha saputo il brasiliano sfruttare appieno l'occasione ghiotta, e Juan Cosimi sull'assist di Vladimir Golemic vola a 17 reti in campionato, miglior marcatore degli squali rossoblu in Serie B. Il giocatore nigeriano quindi si fa sempre più ben volere, e si fa sempre più ben volere, e chiaramente in casa un risultato non indifferente. Per quanto concerne invece il Cittadella, incassa una sconfitta interna e riesce solamente al 65esimo a segnare con Panico la rete della bandiera. Tutto da RDA Radio 1, da parte di Antonio Milano, l'augurio di una splendida buonanotte, e ci ascolterete in replica sugli altri addirittura 69 canali aderenti a Circuito Spreaker e attraverso anche la pagina di Facebook di Fracalcio e Realtà di Original e altre emittenti aderenti a Circuito, che ci daranno replica praticamente tra queste e soprattutto tapradio.it e Radio Ballerina One. Buonanotte a tutti da Antonio Milano. A mano, Rino Gaetano. Raffaele, quell'altro microfono. Dai, falla dire. È stato a finire, ti soffia sul cuore e ti ruba la morte.